Brianza Business, in collaborazione con Action Group e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza, organizza una serie di meeting di aggiornamento e confronto tra aziende, dottori commercialisti ed esperti contabili. Mercoledì 13 marzo 2013, infatti, presso la Sala Convegni dell'Ordine in Via Lario 5 a Monza, è stata organizzata una giornata dedicata all'analisi, alla razionalizzazione dei costi e all'accesso al credito. Questi interessanti momenti formativi sono validi ai fini della formazione professionale continua e prevedono oltretutto il riconoscimento di crediti formativi. È un'occasione per incontrare il mondo delle piccole e medie imprese in modo particolare che sostengono il sistema paese e noi siamo un'azienda per eccellenza che cresce con il sistema paese. Il nostro scopo oggi era proprio quello di essere qui in un momento in cui si parla di razionalizzazione, si parla nel contempo di taglio dei costi, a dire che è possibile contenere i costi rendendoli compatibili con quello che invece è lo sviluppo. Quindi la nostra proposta, il nostro Post Commerce ha proprio questa funzione, dire è possibile sviluppare, il mercato ce lo chiede in Italia, in modo particolare all'estero con una forte spinta di richiesta made in Italy, noi abbiamo tutti gli strumenti per poter supportare le aziende a crescere e a crescere con noi. In modo particolare la nostra offerta è un'offerta modulare, per cui il nostro cliente può avvicinarsi a noi e aumentare le esigenze, le sue esigenze di servizio con le ulteriori nostre offerte. Per cui diciamo che il nostro servizio cresce con il crescere del business del nostro cliente. Il tutto con un grande vantaggio che è quello di avere un'offerta chiave in mano completa, quindi che permette di gestire la vetrina, i sistemi di pagamento, l'eventuale magazzino, le spedizioni e tutti gli strumenti ovviamente di incasso legati a questa tipologia di vendita. Ecco, sull'e-commerce estero noi abbiamo un vantaggio, in quanto Poste Italiane noi abbiamo degli accordi internazionali con l'Unione Postale e degli altri paesi e questo ci permette di accedere a dei mercati che sono oggi emergenti, penso al Brasile, l'India, la Russia, la Cina, con una facilità che sicuramente non è a disposizione di nostri competitor. Il fatto che noi oltre a essere una società per azione, siamo comunque una società per azione che è dello Stato, questo ci permette anche da un punto di vista istituzionale di accedere con determinate garanzie ad altri paesi. Non a caso i maggiori operatori di e-commerce in Italia utilizzano per le esportazioni in questi paesi, che ripeto sono anche quelli emergenti, proprio i nostri servizi.